Il secondo concerto del Festival Trieste Prima 2022 ci vede nuovamente nella Basilica di San Silvestro. Ci piace ricordare, prima di dare la parola alla musica, che la bella basilica fu la prima cattedrale di Trieste. Sotto l'imperatore Giuseppe II, nel 1785, fu acquistata da alcuni membri della comunità evangelica di confessione elvetica, restaurata e riaperta al culto. Dal 1928 la basilica è monumento nazionale. Il concerto sta per iniziare. Apprestiamoci ad entrare. Buonasera. Iniziamo il secondo concerto di Trieste Prima come non vorremmo iniziare. Ci ha lasciati purtroppo Alexander Reutz, uno dei soci fondatori di Kromas. Ricordiamo la figura di questo grande intellettuale, musicista e pianista, di cui tutti sentiremo la mancanza, alzandoci in piedi e osservando un minuto di silenzio. Grazie. Vi ringrazio. Benvenuti al secondo concerto di Trieste Prima 2022. L'associazione Kromas, organizzatrice dell'evento, è lieta di continuare a guidarvi entro le complessità del pensiero musicale contemporaneo. Ho introdotto il nostro pubblico alla tematica del Festival Musica Senza Confini la settimana scorsa, in occasione del primo concerto, e non mi ripeterò. Ricordo comunque che si tratta di una stagione che proporrà musiche di autori italiani e sloveni, principalmente cercando di coglierne le diverse peculiarità. La serata odierna è dedicata a Giampaolo Corral. E all'anticipazione del libro a cura di Monica Verzar Corral, Giampaolo Corral, Dialogo con l'ombra, che uscirà a giorni, dedicato alla figura del compositore fondatore del nostro festival, scomparso un decennio fa. Giampaolo Corral è personalità tuttora da riscoprire, vista la caratura internazionale del percorso artistico che seppe intraprendere. Aspettando la serata in cui presenteremo il libro, ed essendo questa serata dedicata a lui, mi sembra doveroso comunque dedicare dello spazio proprio a Giampaolo Corral e indagare alcuni aspetti della sua poetica, soprattutto quale corollario ai brani in programma stasera. Il Clavier Album primo, scritto tra il 91 e il 95, e i Kosovel Lieder, scritti nel 2003, dei quali stasera sentiremo una rielaborazione per ensemble da camera ad opera di Davide Coppola, giovane compositore triestino a cui il festival ha commissionato il lavoro. Dopo l'esecuzione del Clavier Album accennerò anche alla concezione del libro e presenterò gli scritti degli autori che vi sono coinvolti. Presentare Giampaolo Corral sarebbe impensabile senza far riferimento alla sua autobiografia, uscita nel 2008 per i Quaderni di Cultura Contemporanea del Teatro Comunale di Monfalcone e intitolata Demoni e Fantasmi Notturni della Città di Perla. Inizierei dicendo che il Clavier Album primo, che ascolteremo stasera, è descritto da Corral stesso quale opera di sintesi di diverse esperienze compositive sviluppatesi nel suo iter artistico
sino al momento del concepimento di quest'opera, il 1995. La composizione ha significato per Giampaolo Coral un viaggio iniziatico, una sorta di percorso dell'anima che nasce nel 1958 con i primi brani, ma che tocca il mondo reale, se possiamo esprimerci così, poiché costellato da importanti affermazioni. Una di esse, tra le prime, è del 1968, quando Coral vince a Taormina un concorso di composizione insieme a Salvatore Sciarrino. Sin da subito, Coral sente nel proprio messaggio artistico una propensione alla dualità, a una duplice dimensione espressiva, che sintetizza in un accordo che è la sovrapposizione di due quarte. E sin da subito sente nella propria musica una tendenza a ricercare una rinascita, perché qualsiasi creazione passa attraverso la distruzione, la morte, la nigredo, termine alchemico che ricorre spesso nei suoi scritti. Una delle composizioni che ama citare di questo periodo è il Requiem per Jan Palach e altri del 1969. Il titolo è significativo sia per l'esigenza espressiva citata e sia per l'impegno politico. In questo periodo svetta anche il Magnificat, opera in cui Coral si descrive quale compositore che guarda a Schönberg e alla Seconda Scuola di Vienna. Relativamente al brano, vi indica l'inizio della solidificazione in termini alchemici, quindi la fine della nigredo e l'inizio dell'albedo. Dal nero si passa al bianco. Un'opera che per Coral significa molto, probabilmente l'identificazione di una propria poetica. Mi sembra utile ascoltare quindi l'incipit del Magnificat, in cui vi è l'inizio della sintesi tra complessità e lirismo, le due componenti che iniziano a emergere quali costanti nella produzione coraliana. Intendo con complessità quel caratteristico ermetismo del linguaggio proprio di quel periodo storico, che sembrava non poter più comunicare con un pubblico vasto. Al contrario, intendo con lirismo la necessità di comunicare. Spero di essere in grado di far partire il nastro. La complessità e il lirismo
possono essere letti anche come oggettività e soggettività in Corrado. I due aspetti creano in lui momenti di conflitto, specie quando il compositore vuole dedicarsi completamente ad uno di essi. Ecco che nel 1978 Corrado tenta con la sonata seconda per pianoforte un approccio oggettivo alla composizione. Deve lavare la Nigredo con l'acqua sapientiae, dice, usando nuovamente dei termini alchemici. È un progetto che è destinato a fallire, poiché egli stesso individua, già nell'incipit di questa sonata, tracce di soggettivismo. Dopo lo sfregio iniziale, infatti, i tremoli successivi, sono parole sue, in crescendo, esprimono una soggettività latente. Può essere utile sentire anche l'incipit della sonata. Malgrado la compresenza di lirismo e di oggettività, forse Corrado riesce a raggiungere l'oggettività pura nel quarto movimento. Il quarto movimento, infatti, riesce ad esprimersi con una volatilità inaudita nella sua musica. Tutto è frantumato e leggero, astratto. Forse è necessario sentire anche questo limite estremo al quale perviene l'iter compositivo di Corrado e che non sarà più raggiunto. La strada verso l'integrazione delle proprie energie creative, che potremmo definire junghianamente l'integrazione delle subpersonalità, era comunque iniziata. Osservando Paul Klee, trio per violino, violoncello e pianoforte, composizione del 1983, riusciva nel delicato equilibrio. Pur sembrando musica astratta, lo sfregio sonoro che iniziava la sonata seconda è ben presente in questa musica, ha momenti di liricità soggettiva, dati ad esempio da accordi ripetuti nel fortissimo. È un momento felice per Corrado, che vede eseguito questo suo trio dall'Ensemble Intercontemporain, gruppo tra i più famosi al mondo nel campo della musica contemporanea.
E anche il periodo dei raps, composizioni scritte in una sorta di trance, seguendo l'istinto creativo, un istinto creativo mediato da tanta ricerca, ben inteso. Il periodo dei raps che preludono alla dimensione, se possiamo dire così, europea del clavier album. Eccoci al punto. È sufficiente scorrere i titoli del primo clavier album per rendersi conto che l'originalità coralliana attinge proprio dalla caratteristica dimensione geografica in cui si trovava a creare. Amante della cultura tedesca, ma attratto anche dalla letteratura inglese, influenzato dall'ambiente francese, ma vicino anche alla mitologia greca, Coral dimostra di situarsi al centro della cultura europea, appunto. Se a ciò aggiungiamo l'attenzione al mondo slavo, testimoniato stasera dai Kosovo Lieder, il quadro è completo. Ecco i titoli dei singoli brani che compongono il primo clavier album. Il flauto di Marsia, commento per una fiaba di Clemens Brentano, commento per una fiaba di Ludwig Tieck, commento per una fiaba di Novalis, hommage a Claude Debussy, la morte di Cristiano Jacobi, Mr. Hyde allo specchio, Requiem per M. Sono dei quaderni di immagini sonore, una specie di diario intimo che non ha bisogno di grandi presentazioni. È giunto quindi il momento di dare la parola alla musica, quella suonata dal vivo. Accogliamo Bianca Maria Targa con un caloroso applauso. Giampaolo Coral, dal primo clavier album, Il flauto di Marsia. Commento per una fiaba di Clemens Brentano. Thank you.
commento per una fiaba di Ludwig Tieck. Commento per una fiaba di Novalis. Hommage à Claude Debussy. Thank you.
la morte di Cristiano Jacobi. Mr. Hyde allo specchio.
Requiem per M. È giunto il momento di lasciare in sospeso le considerazioni sulla poetica compositiva di Giampaolo Coral, uscendo dalla prospettiva creativa su cui è imperniata la sua autobiografia, per presentare il libro di imminente pubblicazione Giampaolo Coral, Dialogo con l'ombra, a cura di Monica Werther Coral. Uno scritto che insegue, diciamo così, il decennale della scomparsa del maestro e che vedrà finalmente la luce tra qualche giorno. Uscire dalla prospettiva creativa, si è detto. Se infatti l'autobiografia di Coral vede la figura del maestro da una prospettiva compositiva, poetica,
Il libro di Monica Verzar-Corral presenta una molteplicità di prospettive. La biografia di Giampaolo Corral, a cura della stessa Monica, è vista attraverso l'operato dello stesso e testimoniata da un ricco corollario di materiale fotografico. Il libro presenta poi una raccolta di scritti che Corral dedicò alla propria musica, fondamentale per capire la sua poetica. Lo stupefacente archivio che Monica ha scoperto nel laboratorio di Giampaolo ha permesso poi di ricostruire gran parte della realtà musicale di Trieste degli ultimi decenni, attingendo da articoli apparsi sulla stampa locale e conservati da Giampaolo Corral con grande cura. Accanto alla biografia vi sono poi i contributi di studiosi illustri, primo fra tutti Renzo Cresti e il suo ritratto di Giampaolo Corral, compositore. Ma vi è anche un saggio di Fulvio Dell'Agnese su Giampaolo Corral, pittore. La passione di Giampaolo Corral per l'alchimia è analizzata da Leonardo Zunica, mentre il rapporto di Giampaolo Corral con la musica corale è descritto da Adriano Martinolli d'Arcy. Non poteva mancare un capitolo dedicato al Festival Trieste Prima a cura del sottoscritto. Completa il libro una raccolta di scritti di Giampaolo Corral sulla musica in generale, una raccolta di recensioni sulla sua musica e un catalogo delle sue composizioni. In due parole, il libro Giampaolo Corral, Dialogo con l'ombra, è destinato a rappresentare una pietra miliare nella realtà musicale di Trieste e non solo. Ci ripromettiamo di presentare il libro in uscita a giorni prima della fine del festival. Ringraziamo Monica Verzar-Corral per questo prezioso lavoro con un caloroso applauso. So che è inutile tentare di invitarla qui sul palco, quindi continuiamo con il concerto. Mentre i musicisti si improvviseranno anche maestri di palcoscenico e prepareranno il tutto per la prossima esecuzione, spostando il pianoforte, eccetera, è il caso di ritornare al programma di stasera e riprendere il discorso sulla poetica compositiva di Giampaolo Corral. Io intanto continuo con questa piccola presentazione della figura di Giampaolo Corral, compositore. Da dove la complessità che incrocia la soggettività? Forse dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, dalle contraddizioni della nostra società. La musica del secondo Novecento deve testimoniare tutto ciò. Com'è possibile che una società evoluta come quella novecentesca abbia potuto portare ad episodi di indicibile crudeltà, quale l'Olocausto, ad esempio? La complessità dell'essere umano, dell'animo umano, potremmo dire, oppure meglio, della sua psicologia, è un immenso universo. E la musica d'arte deve saper cogliere questa complessità. Dal primo clavier album, qualche anno dopo, Corral passa al secondo e suggella il bisogno di scrivere un proprio diario intimo proprio con queste pagine pianistiche. Arriva poi a concepire lo psicodramma Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, del 99. Vero e proprio racconto analitico di quanto aveva vissuto di sé nella propria arte. Sottolineiamo il fatto che il titolo si ispira a Alfred Kubin, artista figurativo che operò nei primi decenni del Novecento in ambito mitteleuropeo,
sintetizzando il proprio messaggio artistico in disegni di matrice onirica. Artista per il quale Corral nutrì una profonda empatia. La vicinanza di Corral a Kubin è significativa anche per l'elemento del sogno, luogo in cui, come diceva Corral stesso, si poteva vincere le proprie contraddizioni interne elevandosi sopra se stessi. Potremmo descrivere il periodo successivo ai demoni, cioè il nuovo millennio, come un periodo di rinnovata vena creativa per Corral, un periodo in cui aveva raggiunto la rubedo, il terzo stadio alchemico, stadio in cui, come diceva Corral stesso, non scriveva più, ma si lasciava scrivere. È il periodo in cui nacquero i Kosovan Lieder, opera del 2003 che stiamo per ascoltare. In essi troviamo effettivamente lo stile che Corral inaugurò con il primo clavier album, ma il tutto si dipana con una compostezza diversa, con un rinnovato equilibrio. Le poesie scelte da Corral per il ciclo dedicato a Kosovel sono L'uomo allo specchio, Neri muri, Poesia, Semitono in minore, Uno e l'orrore, Cons ABC. La vicinanza di Corral a Srećko Kosovel è emblematica. Anche Kosovel, come Corral, fu artista a lungo incompreso. Sebbene sia scomparso giovanissimo, Kosovel seppe nel suo breve iter creativo toccare tutte le inquietudini che viveva la letteratura del tempo, portando la poesia slovena a livelli espressivi d'avanguardia. Espressività che fu capita decenni dopo la sua scomparsa. Il modo migliore per comprenderlo è leggere i versi che compongono le poesie scelte da Corral, compito che affido alla vocalist dell'ensemble Cassander. Do quindi alla musica l'ultima parola, non senza ricordarvi che il percussionista stasera sarà Marco Viel, e che il terzo concerto di Trieste Prima sarà al Museo Revoltella di Trieste venerdì 2 dicembre alle 18. Protagonista l'ensemble Emar Sintonia, nato espressamente per quest'occasione, ensemble che proporrà un'interessante antologia di compositori italiani e sloveni molto in vista negli ultimi anni, tra cui spicca Uroš Rojko, di cui ascolteremo una prima esecuzione commissionata proprio da Trieste Prima. Buon ascolto. Človek pred zrcalom. Sivi človek strmi v zrcalo in se gleda. Sivo zrcalo, sivi človek, sivo je vse. Ti, jaz, jaz, ti, laži jaz, a resnice ni. L'uomo allo specchio. Un uomo grigio fissa lo specchio, rimirandosi. Lo specchio è grigio. L'uomo è grigio. Tutto è grigio. Tu, io, tu. Un io bugiardo. La verità. Non esiste. Sivi človek, stermi v
resnice ni. Cernisi dovi, Selomio, nad moio duscio. Liudie so cot padaioce, ugasciaioce sfetilche. E no, carriba, plava vteni, cernoca. Clovec prihaia is srca teme. Neri muri crollano sulla mia anima. Gli uomini sono fiocche, lampade morenti. Un pesce orbo nuota nel buio. Un pesce dall'occhio nero. L'uomo viene dal cuore delle tenebre. Scepet nasamot nipoti in vicarie sinne, chi gredò naproti. Poesia. La notte è angusta e tenebrosa, tutt'intorno la paura. La mia anima timorosa prega, prega. Ama ogni sussurrio sulla strada solitaria e le violente tempeste che le vanno incontro. No.
Poton vmol. Vsenzich bije, bije. Senza. Mrzlace u pistole. Desetton. V mojem sercu poton vmol. V moje pekoče možgane rossi jesenski dež. Sivo nebo i oče. 10 ton žalosti. Vse je zaston. Semitono in mi minore. Le tempie battono, battono. 2 tempie. Una fredda canna di pistola. 10 tonnellate. Nel mio cuore il semitono in mi minore. Nel mio cervello eccitato piove la querugiola autunnale. Il cielo grigio piange. 10 tonnellate di tristezza. Tutto è vano. Ena je groza. Ena je groza. Ta groza je biti. Sredi kaosa, sredi noći, iskati sode izlutiti da rešitve. Ni in ni. Uno è l'orrore. Uno è l'orrore. Questo orrore è essere, in mezzo al caos, in mezzo alla notte, cercare una via d'uscita e presentire che non c'è.
non c'è salvezza. Cons abc. Ostani mrzlo serce. Cynik, transformator. Orient Express v Paris na viaduktu. Okovi na roka. Automobili tečejo. Jaz ne morem. Moja misel elettrica je v Parizu. Vonje medicin z klinik. Foj, pljuj, zaničuj. Foj, foj, foj. Cons ABC. Cuore resta impassibile, cinico, un trasformatore. L'Orient Express per Parigi sul viadotto, ai polsi le manette. Le automobili corrono, io non posso. Il mio pensiero elettricità è a Parigi. Odore di medicinali dalle cliniche. Boh! Sputa, disprezza. Boh! 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 Thank you.
Thank you.